Ciao a tutti, io sono Francesca, comincio così questo vlog. Oggi è il 16 di agosto e niente, con il 16 di agosto per 10 minuti, perché praticamente mancano 10 minuti a mezzanotte, mi sto preparando per andare a dormire, devo montare il vlog di oggi, perché oggi vi ho fatto un vlog, e poi penso che giocherò un pochettino a Pokémon Sole, che ho cominciato 2-3 giorni fa. E domani andiamo a visitare dei musei e io vi faccio l'intro adesso. E così appunto dopo mi metto a montare il video, lo programmo perché in questi giorni, cioè almeno non in questi giorni, oggi va internet qua a San Marino, quindi ne approfitto per programmare dei video perché l'altra volta, ma anche ieri, non andava tanto bene internet, prendeva poco, quindi ne approfitto appunto di questo momentaneo, anzi momentanea velocità di internet per programmare dei video. Ne ho programmati due oggi, ne programmo un altro adesso. E niente, vabbè, io ho fatto l'intro dal bagno, appunto perché mi sto cambiando per andare a dormire. Ci becchiamo alla prossima clip.
Intanto che mia figlia mangia, io continuo il vlog così. Allora, sto scaricando Red Dead Redemption, che praticamente non è una remastered per la Switch, perché in sé per sé non è una remastered. Comunque, niente, adesso vi faccio vedere quello che ho preso oggi in giro per San Marino, sperando che non si sia rotto nulla. Adesso apro il sacchetto e poi ve li faccio, cioè vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso questo souvenir qua da regalare a mia suocera. E poi per noi ho preso questo. Però sono molto molto indecisa, quindi vediamo. Però questo è molto molto bello. È bellissimo e quindi vediamo. Ah, tra l'altro ho preso anche una di queste cartine qua per la Switch. Ne avevo già due, però è sempre meglio avere un po' di credito sulla Switch, così quando ci sono i giochi in sconto, insomma, li si prende. Tra l'altro, il mio compagno, dopo che siamo praticamente usciti dal negozio di videogiochi, perché sono voluta andare a vedere un negozio qua, ma niente di che, è voluto andare a fare la spesa e ha preso queste tre barrette energetiche. Questa, che poi vi faremo il video assaggi, cioè vi farò il video assaggio. Poi lui si è preso questa, questa, io mi sono presa questa, uno di questo, perché ne abbiamo presi due, però uno l'ha voluto lui. Poi questo, che è portatile, mi è comodo. Si è preso questa roba qua, io non la mangio, e questa. E tra l'altro dovrebbe esserci anche un'altra di queste. Sì, esatto, perché abbiamo deciso di fare una e una, cioè una lui e una. Questo è quanto abbiamo speso, 39,54 euro. Però non era un bellissimo posto, un bellissimo supermercato. Questa è la mia cena. Adesso arriva il mio compagno e poi aspetto, ovviamente l'aspetto. Questa invece è la cena del mio compagno. Allora, siamo andati praticamente a Riccione e io sono entrata da UPM e ho speso la belletta di 35,29 euro, però ho fatto un po' di scorta di trucchi Essence, perché costano praticamente un terzo rispetto a dove abito io. Ho preso questi qui. Questi qui costano la metà, non un terzo, però ne ho presi 5 e li ho pagati ciascuno 3,59 euro. Pochissimo. Noi contiamo che sono di qualità. Poi ho preso 6 praticamente palette per le sopracciglia. Ho preso anche questo qua, che è più scuro degli altri, perché era l'ultimo rimasto e ho detto vabbè, tanto. No, non è questo, ne ho preso uno che è più scuro, però adesso non riesco a trovarvelo. Questo è 01. Adesso ci guardo per bene, poi magari ve li trovo. Perché comunque con sta luce della macchina si vede poco. Comunque sono tutti pressoché uguali, credo. Vabbè, comunque ce ne sono, no, sono due in realtà più scuri, che io li utilizzo lo stesso, perché tanto comunque non cambia niente. Cioè, vedete più o meno la tonalità, più o meno ci siamo. E questi qui li ho pagati 2,89 euro. Dove abito io non li vendono, e io di solito prendo quelli della Kiko, che costano in offerta 4,99 euro, e io con Essence mi trovo bene, quindi ho fatto scorta. Così più o meno per tipo un anno sono a posto, perché ne avevo ancora qualcuno della Kiko, e quindi niente, con 35 euro ho fatto scorta di trucchi.
diciamo 70 euro all'anno io spendo per i trucchi all'incirca, perché l'altra volta ho speso sempre intorno a sta cifra. Sì, più o meno un centinaio di euro all'anno, ecco. E io sono a posto, quindi benissimo così. Eccoci qua, io chiudo così questo vlog. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!